Zen Imamovic, che canta Neže Udažine, come dicevamo, un cantante folk popolare che ha recuperato esattamente quello che è la tradizione della canzone folk, appunto di origine bosniaca. Però la sevda è un genere che poi è stato anche intrapreso da cantanti più mainstream, se così si possono intendere, come Josipa Lisac, che ha registrato un album proprio intitolato Omer Beze, e Gelo Dugme, una band addirittura di hard rock molto popolare negli anni 70 e 80. Poi c'è una band in particolare, di cui abbiamo parlato anche apertura del nostro programma, che sono i Monster Sevda Reunion, che nel 1990 si sono incontrati e hanno deciso di cominciare a recuperare quello che è la tradizione della sevda, cercando anche di gettare un occhio a quelli che sono le sonorità di oggi. E così nel corso degli anni, tra il 1990 e i primi anni del 2000, sono diventati popolari a livello internazionale come una delle migliori esperienze della world music. E proprio la loro interpretazione della sevda ha reso loro questo successo, soprattutto chiaramente in patria, in Bosnia, ma poi anche a livello internazionale. Proprio loro, i Mostar Sevda Reunion, hanno inciso anche un album con Ljiljana Butler, che è un cantante storica di sevda, una delle più grandi interpreti, che per parecchi anni era stata lontana dai palcoscenici e aveva deciso di non incidere più, ma i Mostar Sevda Reunion sono riusciti a scovarla e a incidere con lei delle nuove canzoni. Intanto andiamo a sentire proprio questa band con il loro Ulije Pom, Starom, Gradu, Visegradu. U lijepom starom gradu Višegradu